Non posso sedermi prima. Quella! Opla! Basta, basta così. L'hanno già fatta sta cosa? No! Hai visto? No, che no, no, no! Che bel codino! Sì, sì, questi sono gli effetti collaterali delle serie, nel senso che ogni tanto si ha la fortuna di impersonare dei personaggi diversi da noi, quindi ci si può, come dire, trasfigurare. Sì. Sto cercando un modo per non dire che sembro un pirla. No, ma guarda, io sai che questa cosa la invidio tantissimo agli attori che... Lunga la strada dall'acqua, eh? Beh, non tantissimo, cioè, hai affaticato. Porca miseria. Ma bisogna fare un po' di cardio allora. E forse è un po' la pirlata lì. Sì, è una cosa la pirlata lì. No, io invidio tantissimo che avete sempre questa scusa di... No, sono su un set. Sì. Cioè, ci sono dei giorni che uno si sveglia con una faccia quadro di Picasso. Esatto. No, sto facendo un film per cui devo essere bruttissimo. Sai cosa dico io? Ma cosa hai fatto? Stanotte scene di pianto e quindi, l'emozione. Tra l'altro, scusami, la nonna, tua nonna come si chiama? Anna, poverina, Anna. In ospedale. Lo diciamo in questa Anna. Camera qua. Nonna Anna, sì, guarda, nonna. Guardi gli occhi di Pierpaolo. È congiuntivite, nonna. Non è un drogato. No. È congiuntivite. Ci teneva tantissimo a dirlo perché grazie. Comunque non si vede tanto. Non si vede, sto un po' meglio. Commosso, o forse avete tanta polvere, una delle due, congiuntivite un po' o polvere. A proposito di polvere. Sì. No, è un collegamento... Posso dire una cosa? Anzi, due cose devo dire. Sì. Lasciami questo. I ragazzi, devo ancora capire bene il nome perché ho delle difficoltà. Streetworks. Streetworks. Sono bravissimi. Certo. Maledetti. Sì. Ma io la mattina adesso, sai che noi attori abbiamo la convocazione, la mattina ti dicono alle 5.50 passa il pick up e ti portano sul set. Sì. E quindi tu calcoli la sveglia, la doccia, i denti, tutto sì, quanto. Sì, come Fantozzi. Tutto, esatto, tutto al millimetro. Io ci metto tipo 15 minuti. Sì. Dalla settimana scorsa ce ne metto 25 perché io arrivo la mattina davanti alla mia bella dispensa, sì. Apro, scelgo i miei biscotti che sono sempre quelli sì. E inizio. Cookie Monster, cookie, cookie Monster, cookie Monster, cookie, cookie Monster, cookie Monster, cookie, cookie Monster. Loro E arrivo in ritardo, mi sono già preso due richiami ufficiali dal produttore. E ciò nonostante mai un Sanremo, mai un Sanremo. Ragazzi. Mai un Sanremo. No, volevo... Sono loro e i Jalis. Sì, no, sono veramente rimasti gli unici due esclusi. Allora, parliamo di impegni. La roba della polvere non te la dico è più. Andata. No, basta. No, andiamo, non la vogliamo sapere. No, era legato a Paul. Sai, sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. No, non lo conosco. No, esatto, perché ci ha fregato la metrica, perché tu essendo veneto, anch'io io ormai mi sono piegato a Cattelan. Ma è Cattelan. È Cattelan. È Cattelan. Ma certo. Ah, è Cattelan. Certo, come no, tu è Spollon, mia... non è Spollon combina guai. No, è Spollon. No, perché a casa mia con i miei genitori litigo, perché loro chiamano, dicono è Cattelan. E dico, ma no, è Cattelan. No, è Cattelan. Invece hanno ragione. Anzi, è Cattelan. 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 Sandro Cattelan. Alessandro Cattelan. Sì. No, dicevo, concentrandoci sui tuoi impegni. Sì. Domani finisce La Porta Rossa 3. Sì. Sei teso? Allora, teso non lo so, perché hai tanti impegni che si sovrappongono, no, così, però... C'è, come dire, c'è un piacere, no? Sì. Di vedere iniziare un progetto al quale, insomma, si dedicano e ci si mette molto impegno, e poi anche la fine. Io, nel senso, sono un fan delle serie, mi piace quando hanno un inizio e una fine, una durata predefinita. A me lo dici, no? Proprio io totalmente. Quante devono essere per te? Tre. È giusto. Se no poi diventa... Sì, che sei ostaggio. Sei ostaggio di una serie. Ci sono delle differenze, tipo Friends, quante stagioni avresti potuto vedere? Ma altre 20. 50. Sì, certo. Adesso, facendo i dovuti paragoni, ma che Dio ci aiuti, è una serie che va da 12 anni, sono 7 stagioni. La gente mi scrive delle cose meravigliose, cioè, c'è un ritorno, c'è la gente proprio a casa attaccata che guarda questi cretini che ridono su cose serie. E quello può funzionare. Un altro tipo di serialità come La Porta Rossa è bello che abbia una conclusione. Cioè, mi sembra questa idea di film allungato. Sì, un po' che poi diventa annacquato. Invece arriva. Quindi arriva. Ci puoi dare uno spoilerino? No, non me lo chiede. No? No? Dai, una rovina! No, c'ho il produttore che mi. Allora, volete uno spoiler della Porta Rossa 3? Non ve lo darà. Non ve lo darà. Però, dai, un piccolino, solo per lei, guarda, ragazzi, quella signora lì è quella che ci tiene nuova. Più di... C'è il produttore che mi incontrò, è lì col fiato sul collo. Facciamo posso. Così però, strappiamo una promessa a Pierpaolo, non ci dai uno spoiler stasera, sì. Ma domani sera noi andiamo in onda dopo il finale della Porta Rossa 3.
Domani sera vieni domani a commentare il finale con noi. Cioè, parto da Genova che stiamo girando, vengo qui, commento e torno. Parto un po' la produzione. Però finito la Porta Rossa, ci troviamo qua e facciamo il commento live di come è finita insieme. Aggiudicato. A domani sera. Come vi ho preso all'amo, eh? Vieni qua, dammi quella camera lì, guarda. Quella che... Come vi ho preso all'amo, eh? Vi ho fregato tutti, domani sera tutti qua ad aspettare il commento live. Hai detto prima una cosa... Ci ho messo le labbra, posso tenerla questa? Certo, è tua. Posso... Sì, okay, sì, grazie. Sì, no, ma su alcune cose abbiamo una certa ricchezza. Magari cambi idea. Sì, no, lecca tutto. Come se mi facesse schifo. prima dicevi, sto comprando casa. Sì. Quando uno... fa serie. Salutiamo tra l'altro i signori della banca che mi stanno dando il mutuo. Sì, veramente. Ecco, è una garanzia dire faccio le serie, perché se poi gli sceneggiatori decidono che il tuo personaggio muore. No. Non è una garanzia, ma è proprio difficile andare in banca e dire lei che lavoro fa? L'attore. Sai come faccio io? Salve, sono Pierpaolo Spollone, lei che lavoro fa? Sono quello che lavora con Luca Argentero. Quello si spalancano le porte. Facciamo un tasso zero. Quanto vuole? 300.000? 4, 5. Vai, prendi. No, però ti capita mai di... Che ne so, cioè prima di decidere di fare un passo importante, chiami gli sceneggiatori e dici allora, scusate, nella prossima serie avete intenzione di farmi morire male sotto un treno o... Allora, devo dire che quando... La casa è una cosa importante. Mm. In quel caso mi vergogno a dirlo, ma una telefonata l'ho fatta. Sì, scusate, ma Doc 3, secondo voi, potrebbe partire? Ma io ho già perso una gamba. Non è che mi succede qualcos'altro. E sei stato rassicurato? Al momento sì, stai cercando di farmi fare uno spoiler. Un altro spoiler. Scusate ragazzi, sempre quella là. Come vi sto prendendo all'amo a tutti quanti. Domani sera, la Porta Rossa ci dice se c'è Doc, se ci sarà Doc, nuova stagione. Una cosa che mi ha molto colpito ed è anche stato un po'... un fenomeno alla base di questo invito repentino, di questo accordo molto veloce che abbiamo fatto per averti questa sera, è la reattività della tua fanbase su Twitter. Cioè tu sei il re del Twitter. No, io non sono assolutamente il re del Twitter. Io ho avuto la fortuna di trovare delle persone molto ricettive che ho educato, alle quali ho mostrato la strada, la via della pirlaggine, perché fondamentalmente è quello. Sì. E adesso l'hai potuto vedere, sono veramente pirla come me. Sì. Ma è una cosa meravigliosa. Ieri, ma ti seguono come il pifferaio magico, ma non solo seguono, ci sono degli informatici, ci sono dei pubblicitari, perché hai visto che cosa hanno creato per hanno fatto il logo di Stasera c'è Cattelan con la nostra Crasi. Esatto, sì, come siamo noi. No, poi c'è Spollon D, Spollon hanno fatto, abbiamo fatto anche il, come si dice, il questionario, scegli tra il nome Cattelon, certo, che l'hanno eliminato. Siamo noi siamo i Ferragnez. Esatto, come i Ferragnez. Sì, però... sì, noi siamo Spollon Land, una roba del genere. Sì, bello. Ma loro sono veramente... Facciamo l'unione degli Goku. Fusione! Che differenze ci sono di... È la prima volta che vado in un programma e posso essere pirla quanto mi pare. Ah, ma noi qua, guarda, questa è una garanzia. Oh. Ma che meraviglia. Su questo, guarda, noi siamo una garanzia, lo diciamo anche a tutti gli altri ospiti. Se avete necessità di sentirvi pirla e vi sentite incompresi, questo è il vostro posto. Sì. Ragazzi, ma come vi ho preso all'amo anche a voi stasera? Come vi sto prendendo tutti all'amo? Che differenza c'è a livello di set tra Che Dio ci aiuti e La Porta Rossa? Beh chiaramente di dei temi che poi si vanno a trattare. Mm-hmm. Che Dio ci aiuti parla di temi importanti, perché c'è il crime, ci sono le emozioni, si parla di una cosa alla quale tengo molto, che è quella della famiglia nucleare, quindi che non solo una famiglia di sangue esiste, ma persone che hanno la sfortuna di non avere una famiglia o qualcuno che li sostiene. È bello dare questa idea mi piace moltissimo, che ci sia un luogo dove si uniscono delle persone e creano una nuova famiglia, quindi un po' di speranza per tutti. E chiaramente lì, voglio dire, è una cosa molto ironica, ci sono i toni, con le dovute proporzioni, ma di Friends, perché è una cosa, una comicità all'italiana, certo, molto battutistica, e non credo che non esista la parola battutistica, però nessuno se ne accorge. Re battutistico, vero? A, re B, re battutistico, A, B, A, B, A, B, A, B, re battutistico, A, B. Seguono loro. Sono fantastici. E quindi è quella la differenza. Ad esempio, adesso su Blanca non mi posso prendere delle licenze che mi posso prendere, certo, da pirla. Magari di improvvisazione. Quindi è quello. È logico che influenza come si sta sul set.
7. La scorsa settimana è venuto Maurizio Lastrico qui, esatto, da noi. E lui ben sa. Esatto, cast di Don Matteo. E mi ha fatto ascoltare per la prima volta, non so se nell'ambiente è una parola diffusa, il catto crime. Il catto crime. Quali noi siamo. Esatto, cioè che Dio ci aiuti, il crimine risolto dal clero. Adesso ti intervisto io, ma tu lo sai qual è la prima serie catto crime in Italia? Beh, ti avrei risposto Don Matteo, però suppongo non sia quella. Don Tonino! Don Tonino! Solo tu potevi sapere. Don Tonino. Gigi, certo. Andrea. Certo. Hanno, certo, dato il via. Quindi capisci che comunque, già se la base è quella, è logico che oggi, insomma, una certa leggerezza di fondo deve, sì, esserci. Sì. E sì, noi, sì, siamo, sì, molto felici. Catto crime è una bella parola. È una bella parola. Sì. Catto crime. Catto crime.